bye bye, baby. Accanto a Marilyn Monroe, quella che sta in casa con me su questo quadro, proprio per raccontarvi da dove sono partita. Da questo ritratto che ho acquistato da un'amica artista, amica alla quale in realtà erano anni che richiedevo di vendermi tutt'altro soggetto, cioè il ritratto di Audrey Hepburn. Una volta arrivato il quadro in casa, e in particolare in camera mia, mi sono scoperta a chiacchierare con lei, a lanciarle delle battute, a semplicemente sfogarmi magari per qualche giornata andata storta, per qualche episodio sul lavoro poco simpatico, e da lì è nata questo scambio che via via ha preso sempre più piede e ho deciso di iniziare a raccontare le chiacchierate con Marilyn. Racconto in breve la storia, perché è la storia di una giornalista di gossip milanese, trentenne, insoddisfatta del suo lavoro, perché appunto si limita a inseguire personaggi variamente famosi e variamente simpatici nella sua vita di tutti i giorni, vita nella quale a un certo punto appare prima il quadro di Marilyn e poi da lì via via la voce di Marilyn, fino addirittura al polso e alla mano di Marilyn. Tra le due nasce veramente un rapporto di affetto e diventa sempre più forte il desiderio di Camilla di poter toccare, abbracciare e baciare in qualche modo la sua amica. Però Marilyn, poco per volta, giorno dopo giorno, insegna proprio a Camilla ad affrontare la vita con un piglio diverso, un piglio non necessariamente più femminile, anche se sicuramente questo c'è nel libro e c'è nella storia di Marilyn così come la conosciamo, però anche con una leggerezza, con una capacità di sorridere di fronte alle avversità. In ognuno di noi ci sono varie sfumature, per usare una parola molto in voga in questo periodo, di donna. Mi sono portata a casa questo quadro, mi sono scoperta a parlare con questo quadro di Marilyn, addirittura a dirle: vado bene così, vestita così, mi metto questo, mi metto quell'altro, perché in qualche modo avevo bisogno di una sorta di confidente o seconda voce femminile in casa con me. With my baby, bye.